oltre la bici questa trasmissione che ormai è entrata nei cuori di tutti i ciclisti e non ciclisti perché voglio dire Penso che in Italia insomma, la frequenza delle bici nei nostri garage sia eh, una cosa molto, molto fitta, come si dice, però questa è una trasmissione che vuole focalizzare anche sull'aspetto naturistico della bicicletta perché abbiamo trattato e visto immagini di come si può utilizzare la bicicletta, naturalmente non quella da strada, ma quella da fuoristrada, off-road, eh, del nostro bellissimo eh, comprensorio di tutte le magnificenze naturalistiche di cui disponiamo in questo comprensorio e quindi eh, sicuramente la bici off-road è quella che mette forse più a contatto l'utente eh, con eh, l'ambiente circostante extraurbano. È una puntata ricca perché parleremo di tante cose, ma abbiamo il grande piacere di avere un ospite che insomma si discosta un po' da quelli che abbiamo avuto fino ad oggi. Eh, apriamo subito la soggettiva. Allora. Eh, Daniele Muflone lo conoscete tutti, Ciao a tutti. Eh, eh, il titolare della casa del ciclista, Aguilardino accanto a lui con immenso piacere presento Giuseppe Paolino, il presidente della nostra provincia di Pesaro Urbino benvenuto presidente grazie Lino, grazie a tutti voi un onore e un piacere averla qui per me è un piacere <ride> quindi grazie presidente dell'agreement dell ma eh, noi in questa puntata quindi eh, capirete che tratteremo diversi temi inerenti sempre al mondo della bicicletta Daniele però insomma eh, come sempre facciamo eh, manteniamo il, il palinsesto ben saldo, la barra del timone ben salda perché sapete che tutte le puntate noi vi mostriamo una specialità della mountain bike, della bici no? eh, da fuoristrada. E quindi anche questa settimana non possiamo fare diversamente. Daniele. Dopo averci fatto vedere tutte le, le altre tipologie, questa tipologia è una tipologia che a te ti vede molto, sì. molto insomma, eh? diciamo, perché è la tua. È la mia e con eh. cui eh, siamo nati anche. È la bicicletta, non dico il nome e la tipologia, ma è una bicicletta che non si pedala in pianura, ma si pedala in discesa, perché con questa disciplina eh, c'è la pura adrenalina. E quindi alla fine si parte e si fa solo discesa. Quindi andiamo a vedere di che bicicletta si tratta. E poi a... dopo rientriamo in studio. Sì. Nel, nel allora, detto così, sembra. Ostia, allora, in tutti in disce, no, adesso guardate le immagini e dopo capite che non è una cosa proprio per tutti. Andiamo col contributo e poi rientriamo in studio. Allora, qui siamo al cospetto di sua maestà la bicicletta down, downhill, sono coloro che si fiondano giù per le discese a rotta di collo, I diciamo così. I, I famosi matti come. I, i matti. Ma pedalare zero, velocità. Pura. Che però matti non sono. Ecco, diciamo, perché <ride> non siete degli scavezzacolli. No. Tanta tecnica, tanta tecnologia nelle biciclette sì. e soprattutto insomma, tanta testa tanta testa poi l'adrenalina. <ride> e, e quindi, insomma, tutto è un discorso che va all'unisono. La bicicletta, però, è il punto di partenza, sì. giusto Daniele? La bicicletta, infatti, questa è sempre una biamortizzata. In questo caso abbiamo una forcella doppia piastra, perché in alcuni casi. Se gira, può succedere che si punta nelle radici, nei sassi, nelle discipline del downhill. Quindi si blocca e non ti permette di fare quello che devi fare, sì, ecco, diciamo dei voli stratosferici. Eh, un doppia piastra, 20 cm di escursione, e anche l'ammortizzatore. In questo caso è a molla. Poi dopo ci sono diverse forcelle più performanti, meno performanti, dipende sempre da utilizzo da quello che uno deve fare. Ma la cosa fondamentale su questa bicicletta, oltre alle sospensioni, devono essere anche i freni. Ecco. Il freno perché uno non pensa, ma si arrivano a delle velocità, 40 km orari in discesa, in mezzo a sassi, <ride> piante, certo. e il freno ti deve permettere di fare la staccata prima in curva perché poi se te prendi con questa tipologia di bici parti inizia a frenare arrivi in fondo che non ti frena più certo si surriscaldano, <ride> si surriscaldano e... e poi non pensiamo cosa potrebbe ecco. succedere ecco <ride> ruota da 27 e mezzo qui ancora vince il 27 e mezzo perché avendo una velocità alta e come abbiamo detto prima molta molta tecnica la bici deve essere maneggevole agile quindi bisogna che la bicicletta eh, riesca a eh, rispettare i comandi che te sopra dai e questa è la tipologia di bicicletta la sella come vedete è molto bassa perché mm -mm. in discesa non bisogna stare seduti solo in piedi. in piedi poi vediamo anche dalle foto dietro cioè, queste sono io tu, eh? sono io in val di sole al mondiale del 2016 che poi in mais di qualifica ho centrato una pianta, ecco, eh. mi hanno portato via, perché c'era molta molta polvere e si vede anche su quella foto eh, delle radici, eh, qui molto lucide, eh. infatti questa è una delle piste più tecniche al mondo, infatti la pista si chiama Black Snake, proprio serpentoni neri. E immagina questa a farla con un po' di fango. Ecco, immaginiamo che allora. Già stare in piedi sarebbe eh. un miracolo. Sono arrivato ancora, mi ricordo il giovedì a fare le prove e c'era l'umido, infatti eh, la bicicletta non si teneva. In questo caso, eh, lì serve eh, esperienza anche di pedale: certo. perché c'è il pedale dove puoi essere agganciato o dove puoi essere sganciato anche per chi ha paura poi di mettere giù il piede e altro. Io ancora sicuro al 100% quando c'è la pioggia, perché mi hanno purtroppo portato via diverse volte, che poi quando parte la bici è off limb proprio, non si sa dove si trova il decido il tipo di scarpa e pedale che vado a mettere. In questo caso abbiamo un pedale con aggancio che facilita anche negli spostamenti, perché uno può pensare che l'agganciare è peggio, ma in realtà facilita molto anche nei salti, Il negli salti. spostamenti e anche nel superamento degli ostacoli. Cosa molto importante oltre alla bici è l'abbigliamento. Oltre all'abbigliamento, infatti come si può vedere, manica lunga, lunga. perché poi quando eh, si, può, si cade... E ci si può fermare, pantaloni corti o lunghi in questo caso. Ginocchiere protezioni. protezioni al petto, alla schiena, casco integrale, mascherina, guanti a dita lunghe. Questo ti permette di fare la disciplina downhill in sicurezza, che è una cosa sì. molto importante. E alla fine eh, l'adrenalina l'andrai a scaricare tutta divertendoti. <ride> divertendoti. Senti, una domanda per chiudere, le biciclette si adattano anche al percorso o le biciclette vanno cioè a seconda di come Devi no, affrontarlo allora, o puoi fare delle modifiche sì, diciamo, eh, Hai delle sciccherie, eh. ecco, diciamo, da tipologia di percorso si può modificare pedale o non pedale, la gomma, la molto gomma. importante in base al tipo di percorso, può essere compatto, eh, fango, eh, sabbia, eh, polvere perché tanto è sassi, sassi, quindi in base anche al tipo di percorso si va a cambiare soprattutto la gomma la bicicletta ecco. già è già adattata è allo stile di guida okay. che ha ogni, ogni persona benissimo quindi insomma questa è la disciplina più eh, come dire esplosiva che c'è sì. siamo ai, al top della, delle, sì. delle performance e quindi questa è la bici da downhill allora avete visto di che bici si tratta Daniele, sì. raccontaci un po' della tua, a questo punto della tua esperienza sì. con questo mondo, il downhill, diciamo così: sono appunto quegli scavezzacoli che si fiondano giù per le discese a, a rotta di collo, come si vuol dire. eh? Presidente, anche lei. Tu, quasi, Mai lo farei. Quasi tutti i giorni. Mai lo farei. Si butta in discesa, non in bicicletta, ma a rotta di collo per altre cose. Comunque, sempre discesa è. Eh, qui, ci, si, ci si fa anche male, dai. Lo, bisogna lo in... andarci con le molle. Sì, giusto? bisogna avere una preparazione molto tecnica su questa disciplina sulle downhill. Infatti, anche dalla foto che abbiamo visto eh, dietro la bici eh, ho partecipato insieme al mio amico Eros al mondiale del 2016 e anche lì purtroppo ho avuto un incidente perché eh, mi è partita la bicicletta e ho centrato eh, una pianta. E da noi questa disciplina. Eh, è praticabile, avevamo eh, il Catre che ci ha provato col suo impianto di risalita perché eh, per questa tipologia di bicicletta serve un impianto di risalita e c'è anche poi eh, diciamo un monte molto riconosciuto a livello del centro Italia che sono i Monti delle Cesane, c'è sia il versante di Fossombruna che anche quello di eh, Canavaccio con diversi sentieri dove si può praticare questa bellissima disciplina. E questa disciplina poi è una disciplina che eh, a competizione si vince al millesimo di secondo. Di secondo. Al millesimo di secondo. E le immagini della foto che eravamo dietro, eravamo in Val di Sole dove lì anche all'epoca quando ho fatto il team manager con Marco Milivinti siamo riusciti a portare un tredicesimo posto al mondiale quindi eh, abbiamo proprio scavalcato la top, eh, i top 20 rider del mondo quindi è stata una emozione veramente grande perché eh, fare un ottimo risultato nella pista di casa e battere gli inglesi che sono fortissimi eh. anche i francesi eh, non è da tutti i giorni in più anche lì eh, con mezzadura c'è un pezzo di pista che <ride> La, la Muflon Zone la 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 che quando facevo una, una gara nel 2010 purtroppo eh, ho perso il controllo in una strada bagnata e ho centrato uno spettatore. Ecco. E lì eh, c'era il tracciatore Pippo Marani che è famosissimo a livello eh, nel mondo del downhill come tracciatore, ha messo le mani nei capelli eh, e quindi da lì l'ha chiamata Muflonzone Zone perché alla fine eh, proprio ha detto siete esplosi. siete vi <ride> Abbracciati e sì, quindi Sì, insomma. sì, sì Senti, però hai fatto anche un viaggettino in elicottero che avresti sì. fatto a meno di farlo. Insomma, sono diciamo. esperienze, dai, ecco. sono tutte esperienze e che abbiamo E venuti a con sì, sì. Quella in una, eravamo a Modena, no, a Modena, scusa, nell'entroterra modenese, verso Sesto. dai, anche lì, ancora mi ricordo il messaggio di mia moglie: torni per cena. La risposta è stata: se mi dimettono, sì. Perché <ride> giustamente non fa quando eh, eh. uno si fa male allarmare fin certo, quando uno non ha una diagnostica. Sì. Ben precisa, ecco, quindi no, no, alla fine dai, è sempre andata bene. È una disciplina che bisogna avere delle doti totalmente tecniche: bisogna avere fegato, sì e no, bisogna provarlo perché poi una volta che uno lo prova è come la bicicletta elettrica, non se ne può più fare a meno. No, perché allora noi ci scherziamo su, ma come in tutti gli sport di velocità e eh, come anche nello sci, la discesa libera, insomma, non è che eh, loro sono equiparati a questi livelli. Insomma, ecco, non è che chi lo fa è uno senza testa, anzi, forse ha più testa degli altri, perché insomma ci vuole eh, tanta tecnica, concentrazione doti fisiche non, non da poco. Quindi, insomma, eh, non, non sono dei, dei, dei matti che decido così sì, di sì. Eh, mettere. Eh, la è molto affascinante però sì. bisogna dirlo perché venivi sì, sì. io dal vivo non vi ho mai visto ma venivi, venivi giù da, da, da quelle pendenze perché che pendenze si allora la pendenza varia il problema della pendenza sono le radici ecco. sono i sassi ecco. eh, gli ostacoli e quindi però dai alla fine adesso ci stiamo rimettendo in forma poi si, si è visto anche dalla clip ecco, che ero un po' visto, un po', visto, un po visto, più, visto, più ho di ho peso quindi... infatti quando ti ho visto entrare in studio pensavo che fosse tuo fratello l'altro <ride> No, no, ci, ci stiamo ripreparando perché Bravo. ho un obiettivo sul 2021 e, e quindi ti, ci stai sì, l hai, l hai rimettersi giù di impegno bene allora eh, Presidente Paolini la vedo particolarmente insomma, contento eh, perché vedo che si tocca un argomento quando si parla di territorio, di natura che la trova da sempre molto Molto calzante e quindi lei ha tante esperienze in ambito proprio, vogliamo dirlo, naturalistico, partendo dall'alimentazione, da, dal percorso che è stato fatto a Isola del Piano, nel quale non mi stancherò mai di dire, lei è stato un precursore insieme a, Gino, a Giro Lomoni per avere un'altra visione de, de, del mondo agricolo e anche del territorio. La mountain bike si, si sposa anche con i vincoli che ci sono sul territorio con questa visione spero, spero di sì e quali sono purtroppo questi vincoli che nei nostri monti ci sono Ma Allora, eh, permetto che io sono sempre stato tendenzialmente un sedentario eh, non mi spaventa fare eh, mille chilometri al giorno con la macchina però fare una pedalata mi ha sempre eh, diciamo creato dei problemi fino a qualche anno, due anni fa, quando sono stato invitato a una pedalata dei sindaci che partiva da Tavoleto, arrivava fino alle Cesane e mi ricordo che io gli ho detto, eh, guarda, io ho lasciato la bicicletta che avevo 14 anni, ne ho 64, voglio dire, no, no, fate voi. E poi alla fine mi hanno detto la parolina magica mi ha detto guarda c'è anche Gambini allora ho detto A ah me. se c'è Gambini che è un amico Maurizio eh, dico allora c'è la sfida fra me e lui io debbo fare 100 metri più di più lui. lui e sono partito la sorpresa è stata con questa e-bike con eh, la pedalata assistita che da tavolito siamo arrivati fino all'osteria del Cavaliere nelle Cesane Però. e mi sono talmente divertito è stato bene e ho visto come tu con la bicicletta puoi guardare la natura con un altro occhio con un'altra che è quello del andare proprio piano a passeggio vedi alcune sfumature che o con la moto o con l'auto tu, tu non vedi, vedi. Eh, tant'è vero che il giorno dopo sono andato subito a comprare una e-bike eh, e alla sera quando torno a casa, quando ne ho la possibilità mi faccio sempre i miei percorsi che sono sui 25-30 km eh. no? e mi diverto e dico che io proporrei e vorrei che fosse premiato chi ha inventato l'e-bike con un premio Nobel perché mette proprio la bicicletta a portata di tutti perché non è vero che io dopo nel paese "Eh, ma quello è come un motorino, no. no, se tu pedali va, se non pedali <ride> si ferma però sai un conto è che tu debba fare le salite e le fai con facilità, è come se tu fossi a Fano e, e, e pedalarsi sempre a Fano, o Pesaro, in certo. pianura. Devi pedalare, però ti diverti e, e parto molte volte in solitaria. Poi i divieti, sentivo parlare di divieti che mi sono stati posti delle domande, cioè praticamente in tutta la provincia divieti non ce ne sono quasi da nessuna parte, eh. ad eccezione, ad eccezione del, del furlo, della riserva del furlo, che vorrei ricordare che la riserva del furlo è proprietà dello Stato. E noi l'abbiamo dal 2000 in gestione, ma ci sono tutta una serie di eh, regole e di leggi che ha fatto lo Stato che vietano il transito, addirittura vieterebbero il transito a piedi nelle prati sommitali: eh. no? mm. Nei prati sommitali. ci sono dei percorsi, dei sentieri da fare e vieta il transito in queste, queste prati, per eh, la flora, per la fauna, perché sempre di più sono le persone che vanno eh, giustamente in bicicletta e che fanno trekking anche a ancapiedi che vanno su in quota eh, magari prima c'erano solo i pastori che portavano eh, le vacche o le pecore al pascolo oggi vedi sempre chiamare sempre più persone per cui eh, lo Stato eh, ha previsto una serie di eh, regole per proteggere alcune, alcune zone e dopodiché noi con la riserva del furlo ce l'abbiamo dal 2001 e, e siamo la donna di servizio dello Stato, diciamo. No? È come se tu andassi in una villa per una cena e ti arrabbiassi con la cameriera perché non ti fa andare nel bagno padronale. Non è colpa della cameriera, è del titolare della villa che dice no, tu lì non ci vai, hai i bagni di servizio. Ecco, la stessa cosa dobbiamo fare noi. Diciamo che nel, nella riserva del furlo ci sono parecchi sentieri che si possono fare in bicicletta. Poi ci sono dei sentieri che sono sentieri di soccorso per la forestale che sono con le sbarre ma si riesce a passare, ma vengono tenuti per motivi proprio con queste sbarre ma con la bicicletta si riesce, si riesce a passare. Per cui diciamo però ci sono alcuni tratti dove è vietato il transito alla bicicletta. Stiamo mettendo un po' di eh, segnaletiche che ancora sono incomplete e hanno ragione forse quelli che delle volte si lamentano, però grosso modo è un po' come quando tu vai via con l'auto, devi sapere qual è il codice della strada, cioè non puoi dire ah ma io non sapevo chi eh no. eh, non conosco quel segnale, no, tu, tu devi saperlo. No? Però questo niente vieta che durante delle competizioni... O come fa il nostro amico Muflon eh, Zon <ride> che poi ho scoperto che anche lui ha DNA isolano ecco, che eh, allora, mi inorgoglisce, eh, eh. Mi inorgoglisce. Cioè, però per degli eventi speciali per delle competizioni queste robe qua previa autorizzazione si possono fare i percorsi l'unica cosa è che mh, noi ci troviamo eh, a dover eh, gestire anche i sentieri del CAI o di queste cose qua e naturalmente dove ci sono i sentieri più stretti, eh, dove alla domenica vanno eh, quelli del CAI a fare delle loro escursioni e eh, lì il transito della bicicletta comincia a essere un po' eh, pericoloso, perché quanto scendono a quelle velocità che hai visto, perché poi dopo <ride> lì fanno il downhill, come si chiama, esatto. eh, ma eh, poi dopo è un po' come quando nelle Cesane passava il rally. No? Ecco. Io mi ricordo che ero sì. un ragazzo, passava il rally nelle Cesane. E tu dopo qualche giorno vedevi delle macchine ammaccate perché avevano provato a fare il rally eh, eh, ed eh, erano eh, andati eh, a schiantarsi eh, eh. da qualche parte, no? Per cui questa adrenalina che provano lì la vogliono riprovare magari in altri luoghi, mettendo a repentaglio. Per cui diciamo il giusto equilibrio, la convivenza va bene con tutti. Io certo. l'unica cosa che odio, e so che mi attirerò le ire di qualcuno, l'unica cosa che odio sono i motocross all'interno dei boschi. Io cioè proprio quelli. Credo che ci siano fare delle piste dove vai a fare le gare, ma in mezzo al bosco, quando tu cammini e senti, senti questi motori rombanti che arrivano. Quindi, insomma, presente il pericolo è un po' la massificazione, un po' indiscriminata, no? Ma ci può essere una civile convivenza. Ci può essere eh. una civile convivenza, però ecco, i divieti sono fatti per evitare, appunto, che la libertà poi non si trasformi in, come noi spesso sappiamo, basta vedere purtroppo eh, spiacevoli scenari ai quali assistiamo dopo le festività, primo maggio, pasquetta, eccetera, purtroppo la nostra non è un'indecuzione eh, ambientalista di quelle da primato e quindi purtroppo i nostri ricordini ce li lasciamo, quindi il rischio è che aprendo un po' uh, no, alla massa delle persone eh, certi luoghi Purtroppo eh, questi luoghi vengano un po' eh, non trattati come meriterebbero perché loro sono oltre che eh, degli sportivi, però eh, loro amano il posto dove vanno, certo. quindi lo curano, lo trattano. No, no ma lo, eh, Perché è il loro pane. Ovviamente, però. Eh, eh, in, in mezzo a loro dopo. No, no, è naturale, cioè dire, eh, ognuno di noi ecco. è responsabile proprio personalmente certo, di, quello, certo. di quello che fa, non è che. Eh, se tu hai un pazzo scatenato, una categoria deve diventare una certo. categoria di pazzi, di pazzi. Però voglio dire, è proprio una legge dello Stato. Perché guarda, io eh, guardavo e controllavo, se, ma eh, so per certo che c'è una legge regionale del Veneto addirittura che vieta il passaggio del mountain bike in tutti i sentieri alpini e le zone del parco. È vietato il transito nel Gran Sasso e nei Monti della Laga è vietato nella Valle dell'Ambro è vietato nel parco di Mabolzano è vietato nel parco di Barralicco cioè sono tanti i parchi eh, che vietano che vieta questo vieta. ma proprio perché è una legge dello Stato che, che vieta sta. il TRA però voglio dire noi la disponibilità, avendolo noi in gestione di andare incontro a delle esigenze in momenti particolari eh, ce l'abbiamo siamo a disposizione ci si mette lì, ci sono delle eh, competizioni, degli eventi eh, è naturale che il parco poi è fatto per proteggere la flora e la fauna, ma anche noi facciamo parte della fauna e anche noi dobbiamo godere delle bellezze un di un certo, parco, certo. capisci? sia che andiamo a piedi che andiamo, che andiamo in bicicletta. Quindi sicuramente le competizioni sono un buon momento per avvicinarsi anche a luoghi che naturalmente non si potrebbero avvicinare e quindi insomma come noi sempre facciamo, Daniele... Ci hai portato un'altra qui, andiamo a vedere dove siamo stati con eh, <ride> le telecamere eh. di Oltre la Bici, abbiamo creato eh, un evento che purtroppo non ce ne sono al Monte Paganuccio, un monte veramente bello, e poi abbiamo anche avuto una bellissima giornata, appena vediamo le riprese era bruttissima ma poi c'è stata la sorpresa perché... Eh, i... In cima c'era il sole, quindi lancerei proprio il video per vedere sì, la bellissima giornata insieme. che abbiamo passato con tutti i ciclisti. Il Giro del Monte Paganuccio. Eccolo Cartoceto qua. di Pergola. Non è proprio una, una giornata, giornata solatia, insomma. No. Quella però non è una strada provinciale, no. No. Quella allora era l'oro. Qui siamo partiti da Cartoceto, infatti vedi c'era molta nebbia. Non era caldissimo perché poi e beh, il so. tempo era quello che era. Quanti chilometri? Abbiamo fatto circa 30 chilometri. 30 chilometri? Sì. Eravate in? Eravamo una quarantina. Eh. Abbiamo chiamato diciamo, i gruppi quelli più, più intimi, no? con cui si collabora eh. più di tutti. E eravamo un bel gruppo e poi siamo stati anche tutti uniti. E già da qui si vede si il panorama, già è vedere. diverso. Eh. Parecchi con le bike perché tanto alla fine ormai è diventata eh, una e tipologia E qui si bici. In, siete in, nella sommità, siete sì, sopra? Sì, ah, sì, sì, eravamo sopra, facevamo anche le dirette su Facebook proprio per farvi per vedere, per dire agli presidente, altri… Presidente, sono proprio eh, nella gola del furo. Eh, sono sì, nostra. Sono sì, sì. la <ride> nostra. <ride> Abbiamo un panorama proprio… Cioè, ci ha lasciato occhio, cioè, proprio a bocca aperta. Eh, quello che dicevamo un po' prima, quello che diceva appunto anche il Presidente, insomma, il nostro panorama, il nostro patrimonio eh, è bello anche alle volte poterne sì, godere, sì. usufruire. Siamo anche fortunati sempre. perché abitiamo in una realtà che su 60 km abbiamo monti e mari, foto anche... di gruppo, sì, sì. riprese di gruppo, tutti belli contenti. Sì, gli ho detto, gli ho detto anzi, ditemi se è inciampo davanti. Sì, per me, perché <ride> stai facendo tu le riprese. Sto facendo le riprese. Ecco, vedi. Vabbè, insomma, Infatti, un, bel, un bel gruppone. Sì, sì, ci, ci siamo divertiti tantissimo, perché poi, come si vede, la giornata è stata anche fantastica. Quindi questo era un, un raduno, no? Diciamo una, sì, una, una, un raduno in amicizia. Una, una spedalata ecco, sì, diciamo così. Un raduno in amicizia eh, con i gruppi vicino a noi con certo. cui si collabora. Ci sono i mulistracchi di Tavernelle ah, i, mulistracchi, i, con... i briganti di Fossomrune. Qualche membro anche della fanise c'è stato, quindi alla fine insieme, venite... insieme ai Muffloni sì, eh. si organizza sempre queste belle passeggiate. E adesso state venendo giù, giustamente? Sì, qui adesso ci stiamo avvicinando verso Sant'Ubaldo, che è una strada di servizio per questo, perché giù in fondo c'è la sbarra, e poi da qui siamo, abbiamo preso per il Cafabri. Eh. Abbiamo seguito il sentiero numero 3, perché c'è la sentieristica segnata su al Monte Paganuccio. Infatti, vedi il numero 3, eh. ci sono tre sentieri. Per un sentiero di servizio, come diceva prima Sì, con, lì, la sbarra, che, con la sbarra, sì, che è sì, percorribile, percorribile anche percorribile. da tutti. C'è un altro isolano, Albertini, Albertini. sì, sì, lui... Mio consigliere, <ride> assessore anche. Assess Perfetto, assessore. lui non, non molla mai con la bici. E, quindi, e poi da qui eravamo anche di, di ritorno verso... Eh, il paesino là che è torricella, Torricelli. il famoso paesino. Purtroppo c'era la nebbia, ma anche quello io lo chiamo il presepe di, 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 pergola, di pergola, ecco dai, perché lì. Quindi un po' un percorso misto. Sali sì. e scendi, 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 sì, sì. Abbiamo fatto la salita, tanto c'è perché dopo, oh. se c'è la discesa, in automatico Beh, per, per forza, sì. sì, sì, infatti, anche qui è... Il gruppo già si era anche un po' diviso perché sì, poi no, alcuni hanno, avevano alcuni anche degli vanno. orari, tanto quando si va in bicicletta sì. c'è anche la famiglia, quindi gli orari bisogna anche rispettare. Eh, sì, qui. Questo frame sì. si racconta da solo, Presidente, bellissimo. Che immagini suggestive e anche devo dire così la nebbia no? crea, crea la uno sì, sì, È vero, pace. crea questa sì. quest atmosfera. Avevamo anche una componente femminile, che poi nell'ultima puntata avevamo parlato che. Esatto, sono poche, so. dai, bene o male una per no, puntata una per diciamo che ora, in che ora siete venuti qui? Ah, qui da, su verso mezzogiorno mezzo siamo giorno. partiti verso le nove comunque giro e riprese tanto eh, ci vuole certo, quindi, certo, certo anche perché poi quando uno fa le riprese diventano tutti bambini poi la bici, <ride> la bici ti fa diventare la bici diverte <ride> <diventa. ride> quando sei sopra la bici stacchi tutti i pensieri che hai durante la settimana aggrega e... molto è uno sì. sport molto, molto agg bene, aggregante sì, sì. Poi vedi, ci sono questi passaggi un po' tra le case. Sì, sì, sì. E poi anche perché, perché quelli delle case devono anche volerlo. Perché... Obvio, ovviamente. <ride> cioè, L'importante è che non disturbano, anzi. No. Qualcuno... Però mi ricordo Fossondrone quando venivamo giù per le vie di Fossondrone, qualcuno ci saluta anche. Quindi... Eh sì, ma. <ride> sì, sì. E questo qua è stato il giro del Paganuccio eh, che ci ha visto protagonisti. Ma già un po' erano andati via. Quando l'avete fatto? Quando, era il mese scorso, mese scorso. Stavo, adesso non mi ricordo la data ben precisa. Questi sono gli unici eroi rimasti, ultimi, a, rimasti fino a, alla fine. Alla, alla fine. Perché alla eravamo fine. anche bene bagnati. Eh, e <ride> immagino perché insomma non è, non è. Eravamo anche ben bagnati, eravamo. Allora, non, non a caso i più grandi pittori del Rinascimento erano qua, er erano qua perché basta che uscivano dalla finestra e i panorami. Ah, ok, ti trovi un po' come eh, guardando delle scene, vedendo... Cioè, delle volte io vedendo delle persone eh, penso che mh, sia Fellini che Totò non hanno inventato niente, niente. hanno solo ripreso scene di vita quotidiana. Ovvio. Questa è la caratteristica. Che da noi in tutta Italia c'è: ogni quartiere, ogni zona, ogni città, ogni paese ha il personaggio tipico, il personaggio folcloristico. E poi questi qua, questi, come ti dicevo, sono riusciti a trasformarli in poesia. In poesia e certo. la stessa cosa sono i pittori. I pittori, però, questo qui non deve bloccare quelle che possono essere situazioni anche di sviluppo all'interno delle eh, aree dell'entroterra. Dell cioè Non possiamo sempre dire no, questo paesaggio è sacro perché sì, è sacro, devo tutelarlo, ma non può impedire che si eh, creino situazioni di sviluppo per l'entroterra, perché altrimenti questi sentieri che voi fate, se non ci rimangono anche le persone che vivono all'entroterra a regimentare le acque, a tagliare gli alberi quante ore, a pulirli, noi avremo poi lungo la costa, a Fano e a Pesaro, dei grossi problemi perché arriveranno sempre di più bombe d'acqua che inonderanno no? e faranno disastri. Infatti, io non vorrei fare polemica, ma eh. Eh, a me piacerebbe creare un reddito ambientale, cioè io dove <ride> ho dei giovani che debbono cercare il posto di lavoro, bene, io ti do un reddito per far tenere pulito delle zone, ti do anche quelle zone se sono. Di proprietà demaniale per coltivarle per farci alcune cose e tu hai un reddito dove tu mi fai la giusta regimentazione delle acque e dove mi fai le strade tagliafuoco. Perché io non vorrei sì, ritrovarmi, così. che tu lo sai, come quell'anno che nelle Cesane 250 ettari Ce di terra andate. e di terra di bosco sono bruciati. Me lo ricordo, siamo andati anche noi con le nostre telecamere documentare purtroppo paesaggi spettrali eh, dopo certo. che sono passate le fiamme. Allora, visto che parlavi di eh, sviluppo di territorio, di infrastrutture, mi hai tirato l'assist per la esatto. ciclovia del, del Metauro, insomma, eh, le piste ciclabili sono una componente importante per lo sviluppo de, del territorio, la regione ha intrapreso un, un cammino e quindi anche questa ciclabile insomma, è stata esatto. presentata, c'è stato un... Mi sembra un, un passo notevole in avanti. Allora, mh, sempre eh, nel pieno rispetto di tutti, eh, però, eh, credo che le ferrovie dello Stato non abbiano nessun interesse a ripristinare la eh, Fano Urbino, anche se io la considero. Eh, personalmente lo considero un errore e trovavo molto interessante il eh, progetto che era stato presentato alcuni anni fa eh, da Ricci, sì. eh, che era allora presidente della provincia, di una ferrovia che corresse parallela alla superstrada, mm. che corresse parallela alla superstrada e che arrivasse a Fossombrone e poi da Fossombrone portasse verso... Eh, verso Fabriano e da qua verso Rimini andando su Urbino. Quella era Però pensare di rifare come era considera che da Fano a Urbino ci sono 47 attraversamenti ferroviari. Il che vorrebbe dire che o andiamo tutti col treno, se no se le creano delle code da Urbino fino a Fano, quanto passa il treno col passaggio a livello. Io credo che il progetto della Pista ciclabile sia un progetto eh, realizzabile, un progetto anche sostenibile e, da un punto di vista ambientale perché quanta gente che lavora, magari che abita a Ponte degli Alberi o abita a Sterpeti o abita a Tavernelle, cioè. e magari lavora eh, a, a Lucrezia. D'estate solo farebbe tutto in bicicletta, Obvio. perché eviterebbe gli ingorghi, eviterebbe tutta una serie di questi problemi. Per il pericolo della Flaminia. Il pericolo che non è... della Flaminia che non è, no? non è da sottovalutare, però il progetto è in mano alla regione e alla provincia, come sai, le funzioni le sono state quasi tolte tutte con la famigerata legge del Rio certo. e solo oggi ci rendiamo conto che le province avevano, avevano un ruolo, perché se lui mi parla di Torricella io so dov'è. Se vai giù ancora, Torricella, manco sanno dov'è. Dov oh, no. Per cui io credo che si possa lavorare su questa, eh, anche su questo grosso progetto che ha fatto della ciclovia adriatica, di cui la regione Marche è capofila, che porterà con tutti questi collegamenti che le nostre valle sono fatte a pettine, cioè questi collegamenti che porteranno verso l'interno. Ecco, il nostro territorio come... Eh, diceva Muflon eh, Chef, <ride> <ride> eh, il nostro territorio è abbastanza corto ed è mh, però ricchissimo che farlo con una bicicletta tu riesci a fare veramente eh, del, un turismo alternativo bello, slow, un turismo slow, certo. ecco però dobbiamo creare ne, e, e creare imprenditorialità nell'entroterra, io penso anche a, a, io quando andavo in Francia 40 anni fa mi ricordo che facevo l'autostrada per andare a Parigi perché andavo per lavoro quasi tutte le settimane, però ogni tanto c'erano queste uscite, via verde, via sì, verde, via vero. verde, no? dove vero. tu abbandoni l'autostrada e ti fai questi crinali, che passi in questi borghi. Ecco, il mio sogno sarebbe riuscire ad aprire la guinza perché è importante e strategica, però creare... Dei percorsi alternativi per quelli che vanno in Toscana che passano i nostri stupendi crinali, dove però i borghi devono essere attrezzati per fare un minimo di recettività, di fare un minimo di ristorazione, certo. di vendere anche i prodotti del territorio. Io in Toscana ti ci mando, ma dopo tre giorni, cioè, per tre giorni tu attraversi <ride> le marche, capito? Ecco. Però ecco, questa qua è l'idea bellissima che ci sarebbe. Cioè, lasciamo perdere. La, la Fano, Pesaro, sì, Gabice, oh, Marotta oh. che hanno un loro turismo però l'idea sarebbe quella di un albergo diffuso dove ogni cittadino dell'entroterra è come se fosse il personale di un hotel certo. che ha De, ci eviterebbe no? anche lo spopolamento poi sì, di questi certo, borghi belli certo, perché dopo certo. se uno ha motivo, ragione di essere, ci dice, oh, qui sì, tutti sì. i fine settimana cioè, questo che passo con la bici, gli offro la, la torta, il prodotto. Ti, ti posso eh? raccontare una cosa? Eh, allora c'è eh, Fabrizio Volpini che è candidato adesso a, no? a Sindaco a Senigaglia, che viene su molte volte dalle nostre parti. Lui corre lui si, no, no. con la bicicletta ah, con la bici corre con la bicicletta. Viene su dalle nostre parti che fa le Cesane e queste robe qua e eh, in fondo al paese c'è eh, la Mafalda. La Mafalda è una mitica signora. È già il nome è tutto un è una mitica signora ultra novantenne che è una poetessa. e che lei quanto Fabrizio va su Volpini che si ferma lì da lei lei ogni tanto gli declama qualche poesia, Fantastico. No? ed è, cioè, questi sono i personaggi certo. che noi dobbiamo, no? Certo non è che posso mettere la Mafalda a disposizione <ride> di tutti, eh? Questo <ride> Però... è fuori dubbio. Però ogni tanto, capito? Certo. Creare qualcosa, queste, queste cose che ci sono ormai solo nei paesi, sì, no? ci sono sì. rimaste nei paesi, secondo me queste qui bisogna riportarle in auge. In e Ambe? sarebbero sicuramente un bel volano, un bel motore. Eh, perché se no insomma eh, è, è tutto uguale dappertutto invece noi dobbiamo enfatizzare le nostre pe peculiarità e dico nostre anche se non sono marchigiano ormai sono marchigiano a tutti gli effetti quindi dico, ad onore dico, abbiamo ad onore, fatto marchigiano dico, dico, dico <ride> nostre caro presidente le biciclette ad usarle però ogni tanto si guastano sì. hanno qualche magagnina qualche cosa. e una vero Daniele una, una fissa del ciclista è anche mettersela a posto no? da solo, però ogni tanto ci fanno dei danni perché sì. non siamo professionisti. Non, no, e no. Quindi, Allora, che cosa si sono inventati gli amici della, della casa del ciclista, The Mouflon eh, Brother? Allora, l'officina da garage adesso vedrai in questa puntata come si sostituiscono una parte importantissima della bicicletta la, la più importante soprattutto per la, la bici no? che abbiamo visto prima, no? la, la, la più importante. che sono le pastiglie dei freni, perché adesso le bici, una volta c'erano i tappi, cioè, tappi. I tappi. Loro, le loro hanno le pinze, queste. una volta frenavi col piede sopra, <ride> giù per le discese che fanno loro non è proprio il massimo della vita, quindi Godiamoci, eh, il fratello di, eh, che lo salutiamo. No? Sì, salutiamo. Ciao, Stefano. ciao Stefano, noi ti salutiamo sempre, prima o poi ritornerai anche qui in trasmissione. E con la sua officina garage ricordiamo sempre che Stefano è stato un meccanico professionista, ha partecipato anche lui al mondiale e, e quindi la gioia di mettere a disposizione di tutti i trucchi, i segreti del professionista è stata una asse portante di questa trasmissione. Quindi godiamoci come un professionista sostituisce i freni, i pastiglie dei freni e come potete farlo con alcuni accorgimenti anche voi appunto nel vostro garage. Guardiamoci la clip di eh, Officina da Garage. Allora, siamo di nuovo nello spazio dell'officina da garage con il Prode Stefano che elargisce sempre utilissimi consigli per gli amanti della bicicletta e della mountain bike. Oggi ci fai vedere un'operazione importante perché insomma i freni a disco si usurano come in tutte le macchine esatto, anche esatto. per le bici. Le pastine. Operazione importantissima. Molto giusto? importante, soprattutto se capita quel famoso sabato sera che avete organizzato il giro di domenica, vi accorgete che le pastiglie sono finite. Come si sostituiscono? Ecco. Semplicissimo. Ve lo spiego adesso passo passo utilizzando gli at pochi attrezzi che avete a caso. Ecco quindi una operazione che si può fare a sì, casa, sì, sì. nel garage appunto di, di casa. Noi lavore, lavorerai a terra come volete. Lavoriamo se fosse... a terra come facevo ecco. una volta, perché questa è un'operazione che si può fare anche fuori al giardino, nel bosco, al mare, dove vi piace di fonde? più. Andiamo a prendere quattro cose fondamentali. Dopo vi spiego anche a cosa serviranno: una brugola da 5. Una brugola da 10, che è la più importante, dopo capirete il perché, una pinzettina, e un leva che mi serve per fare leva. Eh, Andiamo quindi... subito ad operare l'ammalato. <ride> quindi strumenti, tutto sommato, molto. Strumenti facili. devono essere semplici. Iniziamo subito con svitare le due viti che ci sono nel corpo pinza sotto la bici, con una brugola da 5. Estraiamo la nostra pinza del freno, in questo caso ho una sticella chiamiamola così, da alluminio con una piega, non so se si vede, che adesso con questa pinzettina andiamo a indirizzare, così potrà fuoriuscire liberamente senza rovinare nulla. Andiamo ad estrarre le nostre pastiglie vecchie. Prendiamo una cosa importante che mi sono dimenticato, uno straccetto, per andare a pulire tutte quelle parti che sono all'interno come residuo. Adesso andiamo proprio a simulare la pastiglia vecchia, cioè frenare così i pistoni, non so se si vede all'interno, escono più del solito, quindi i pistoni che sono fuoriusciti, le pastiglie nuove, non mi ci entrano, non riesco ad inserirle. Cosa farò con un levagomme in plastica, mi raccomando, perché il maggior problema che hanno i freni è quando si sostituisce le pastiglie è perché utilizzando cacciaviti si crepano e poi non scorre più niente bene e il problema è sempre dietro l'angolo. Si manda indietro i pistoni al massimo al massimo della loro battuta. Adesso andiamo a fare quell'operazione fondamentale. Mi raccomando, la famosissima chiave a brugola va inserita internamente e pinzando, tirando la leva 4-5 volte, andiamo a memorizzare la distanza dei pistoni nella fuoriuscita della pinza. E questo è il vero segreto per sostituire le pastiglie. A questo punto continuiamo prendendo le pastiglie nuove. Inserendole nuovamente nella loro sede, prendiamo l'asticella e la inseriamo. Mi raccomando, una volta inserita, allarghiamo, pieghiamo dolcemente l'asticella così non esce. Perché mi è capitato a alcune persone che l'ha portata con l'asticella così gli stava per uscire. Veramente pericoloso ragazzi. Fatto questo inserisco tutto nella loro sede, prendo le mie viti che ho tolto prima e la mia brugola da 5 e andremo ad avvitare il tutto. Un tempo anche abbastanza limitato, sì, cioè ci vuole sì, pochissimo sì, sì. per questo. Questo è un per lavoro di 10 minuti circa, fatto a casa mettiamo mezz'ora perché poi si fa sempre in compagnia. <ride> Poi, eh, installato il tutto, controlliamo che tra le pastiglie passa precisamente il disco, abbia un po' di luce. È difficile da far dire alla telecamera, ma il vero biker mi capisce al volo di cosa sto parlando. Andiamo a centrare la nostra pinza e poi togliamo la bici dal cavalletto e vediamo, facendola girare piano piano, mi si ferma. La ruota gira liberamente e il lavoro è eseguito alla perfezione. Un altro consiglio che vi voglio dare è questo: come posso tirare le viti della bici o della pinza se non ho una chiave dinamometrica? Seguitemi facendo dei miei test, appunto perché è la mia esperienza che ho avuto, tirando la vite, da quando vado a creare, la vite mi crea un effetto muro che inizia a diventare dura. Al massimo un quarto di giro, più o meno vado a azzeccare tutti i Newton di tiraggio della bicicletta. Non di più perché si potrebbe rompere. Questi sono trucchi da campo gara quando non avevo tempo di andare a prendere la chiave dinamometrica e mi hanno insegnato a fare dei test in questa maniera. La leva mi diventa dura, al massimo un quarto di giro. E così il gioco è fatto, siamo pronti anche per questa uscita ma soprattutto per il grande divertimento che ci aspetta in mountain bike. Soprattutto perché i freni sono importantissimi. Possiamo fare l'operazione grazie ai consigli di Stefano e ai trucchi del mestiere in eh, tranquillità. Però questa cosa dei, del serraggio eh, questa non questa la conoscevo, questa è veramente una chicca e di quelle... Lui che andava in bici non la conosceva. <ride> è una chicca <ride> veramente importante perché quanto tiro, quanto serro. Eh, esatto, ecco. facendo le prove da, dal campo gara in cui da cui sono nato, eh, diciamo. Eh, eh. Quando non si ha tempo si andava così ed era preciso. Ecco, L'esperienza e soprattutto la professionalità pagano e questo è lo scopo di Officina da Garage. I segreti dei professionisti alla portata di tutti. Allora avete visto? Insomma, tutto sommato utilizzando gli accorgimenti di Stefano tutto può essere molto facile anche perché poi... Il serraggio è vero, tu ne sai qualcosa? Eh? Sì, sì. Il serraggio è importante. Sì. Allora, eh, ci ha dato ah, senza avere una, una chiave manometrica per fare il giusto serraggio in Newton, eh, ci ha detto come fare sì. una cosa diciamo fantastica. Diciamo che quella eh. l'ha studiata per me perché ecco. quando. Si si lavorava anche nei garage prima di aprire il negozio, i danni anche io con i minuto nel, nel polso, <ride> era sempre lì a recuperare le vici che e le viti che spannavole, che rompevo, quindi e che alla quindi... fine ha trovato diciamo, il giusto compromesso. Il di... Allora, quando... Si serra un quarto di giro non di più, quindi <ride> quella è una chicchettina proprio da, da Campogara, perché poi quando ti trovi in partenza, che il pilota ha la sua eh, esatto. pippa mentale, la chiamiamo così, bisogna un attimo tranquillizzarlo e, e poi farlo partire. Quindi dai, anche quella dei freni con pochi attrezzi, proprio da garage, si può fare un ottimo lavoro, si può fare. Bene, eh, presidente, ritorno da lei per una questione molto importante, che secondo me. È eh, va presa in considerazione, ovvero sia eh, la conoscenza, la percezione dei luoghi, dei posti da parte del, del ciclista. Questo è, è importante perché loro conoscono tutte le buche, tutti i posti da evitare, eccetera. Però eh, conoscere il resto è un po', è un po difficile. Bisogna, bisogna Ora, aiutarli un po' in questo. È andata troppo bene fino adesso, <ride> <l 'ho> <ride> no, a parte gli scherzi, pensavamo di fare. Un, un concorso chi, chi evitava la buca meglio diceva premio no. no, qui c'è un discorso serio, un discorso serio perché come dicevo prima con, eh, eh, non è che siano state solo tolte delle funzioni alle province ma addirittura sono stati tagliati i fondi, cioè noi abbiamo un prelevamento forzoso da parte dello Stato, basta pensare che noi tutti i cittadini della provincia di Pesaro versano in tasse automobilistiche, passaggi eccetera eccetera circa 11 milioni e mezzo di euro all'anno che vengono eh, prelevati dallo Stato, mentre prima restavano qua in più c'erano i contributi che lo Stato dava per fare certe cose. Oggi noi abbiamo praticamente un bilancio quasi azzerato e ogni tanto abbiamo dei contributi per allora voi pensate che questi 11 milioni e mezzo che ci danno ogni, ci vengono ridati intorno ai 6 milioni all'anno, no? dove però abbiamo Manutenzione delle strade, scuole, sfalci, eccetera, eccetera. E, e, e le scuole, avete visto i problemi che ci sono, a cui cerchiamo anche di eh, sopperire con delle, cioè. degli investimenti straordinari, eccetera. Dal 2018, il MIT ha cominciato a ridare dei soldi per eh, la manutenzione delle strade. E noi stiamo eh, lavorando naturalmente. Per eh, fare i manti, per rifare eh, una viabilità eh, più Pian piano arriveremo a farla tutta. Ma se ci dessero gli 11 milioni eh, di euro, che versia, 11 milioni e mezzo, mezzo glielo, lasciamo, mezzo glielo, no, lasciamo, glielo lasciamo, lasciamo. 11 milioni di euro, noi riusciremmo nel giro di due anni ad asfaltare tutte le strade e dopo riuscire a fare, nel giro di qualche anno, anche alcune scuole nuove. Ecco, questo è quello che ci manca. Stiamo lo anche a livello di UPI nazionale di cui faccio, eh, faccio parte insieme al Sindaco di Macerata Pettinari e eh, al Presidente di Macerata chiedo scusa e stiamo lavorando affinché lo Stato cominci a, re, a rierogare questi fondi alle, alle regioni. E quello che poi manca, che manca tantissimo, e sto facendo un progetto su questo. È, anche il personale, cioè noi non riusciamo ad assumere persone, non possiamo assumere mm. persone. No? Cioè voi considerate che oggi noi abbiamo pochissimi cantonieri, ne abbiamo una ventina, certo. poi dopo c'è quello che sta per andare in pensione, Obvio. che ha i suoi acciacchi, che ha queste robe qua, mentre invece prima ce n'erano circa 100 cantonieri. Però. E considerate che le strade provinciali sono, erano 1500. Chilometri che vuol dire 1500 l'andata e 1500 al ritorno, Ritura. perché devi provvedere che fanno 3000 chilometri. Ecco, oggi noi abbiamo 20 persone che eh, i chilometri sono diventati 1250, perché il mio predecessore è riuscito a ridare oltre 250 chilometri di strada all'ANAS, no, 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 e qui si apre un altro, un altro no, no. capitolo. Eh, esempio, l'ANAS ha sui. 7-8 mila euro all'anno, anche 10 mila euro all'anno di manutenzione sulla viabilità. Noi ci siamo trovati degli anni ad avere 250 euro a chilometro. <ride> ecco, questa è un po' la situazione. Po là, ecco. po la situazione. Io riconosco <ride> e molte volte eh, mi rendo conto delle problematiche che ci sono nell'entroterra. Mm -hmm. Perché se abbiamo qualche piccolo problema, Fano, Pesaro, Gabicce, Marotta... Nell'entroterra abbiamo sulla viabilità dei problemi enormi. Basta certo. pensare alla Montevecchio e Monterolo, sì, basta no. pensare, ecco, ci stiamo lavorando. Naturalmente non, non abbiamo la bacchetta magica, però ci stiamo lavorando e speriamo nel giro di eh, quanto tempo? Non ti dico domattina, ma speriamo nel giro di breve di riuscire almeno a sistemare le situazioni più critiche. Intanto cominciamo a fare eh, degli asfalti. Eh, di fare dei, dei manti nuovi dei tappeti nuovi certo. sulla strada che hanno un po' più eh, di problemi e che sono quelle poi dove non solo quelli delle mountain bike perché loro vanno fuori strada sì, Aveva, infatti i, i, prima ho chiesto ma quella non è provinciale no? <ride> no, no. ma dove va il ciclista Proprio cicloturista. il cicloturista che va eh, ci sono, ci sono eh, riconosco dei seri problemi consideriamo che il cicloturismo Specialmente se è come partirà questa mm, eh, esatto. ciclo, ciclovia dell'Adriatico, il cicloturismo per noi, proprio per le caratteristiche del territorio che dicevamo prima, per le peculiarità della nostra cucina, delle Tutto. eccellenze agroalimentari, noi avremo sempre più eh, cicloturisti che verranno nella nostra zona. Sì, perché il turismo esperienziale è un po' la nuova frontiera, no, perché... fargli provare no? e quindi. Li facciamo venire e li allettiamo con sì. le campagne e la promozione, però dopo dobbiamo fare anche in modo che ci restino e De che ci ritornino possibilmente. No, dobbiamo fare in modo che restino, ecco. che ci tornino volentieri e che siano poi i nostri ambasciatori quando ritornano nei loro paesi. Ovvio. Allora Daniele, do ma dove vi si trova tutto questo popò di, di, di bellezza? Insomma, Diciamo dove si trova anche la si casa. Si trova, La casa del ciclista ecco. si trova a Ghilardino, è una frazione di Fossombrone. E si trova a chilometri e mezzo sia dall'uscita di Sant'Ippolito che anche da Fosonbrun Est, quindi ci siamo posizionati nel centro, e molto facile anche da raggiungere. Poi i video li potete trovare sul sito oltrelabici.it, sul canale YouTube di Fano TV, sul canale YouTube di Oltre la Bici, la casa del ciclista. Per trovare tutto questo è molto facile, potete anche scrivere Daniele Mufluna che vi appare, via, <ride> esatto, vi appare tutto. sulle ricerche, vi <ride> appare tutto, vi appare. Il, il prossimo appuntamento... Sarà il 5 di aprile a Mondolfo in compagnia dei cinghiali di Mondolfo, già anche il nome qua, ecco. <ride> la dice tutta la sesta cicloturistica dei tufi, eh, ci sono due percorsi, sia lungo che corto come ogni manifestazione che si fa e in occasione della festa della spaghetata di Mondolfo questa cicloturistica per me è una delle più invidiate. Per, la, per gli spaghetti finali. A parte per gli, parte gli spaghetti, parte parte. ma no, per come organizzazione perché hanno tantissime risorse eh, umane, anche il comuni di San Costanzo, protezione civile, eh, proprio gli danno una grandissima mano, ogni incrocio c'è una persona per la sicurezza della strada, perché tanto si sta eh, nei campi, ma poi degli attraversamenti sulle strade provinciali ci sono e, e questa tappa qua è una come ho detto è la più invidiata che ho perché che riescono quella... a fare veramente tantissime, tantissime, cose. tantissime cose e anche tanti numeri perché poi eh, Marotta eh, raccoglie oltre la provincia di Pesaro anche quella anche di Amon quindi, quindi essendo insomma, lì in una posizione gran, strategica grandi numeri, il 5 hai detto? 5 di aprile, 5 a, di Mondolfo. aprile a Mondolfo allora, eh, gradito ospite voglio concludere con, eh, con lei, con te con noi Parlavi di progettualità, quindi penso che hai qualche cosa da, da poter sviluppare, da mettere in campo, mi, mi parlavi appunto di qualche cosa che volevi mettere, mettere in campo. Che cosa possiamo, come possiamo chiudere questa Ma puntata io, così interessante? Allora, io vabbè, sono stato la eh, settimana scorsa alla fiera del biologico a Norimberga e sempre più mi sto accorgendo che non, non solo la nostra provincia ma quasi tutta l'Italia sta diventando il paese dei senza e dei no. no. E questa è una cosa preoccupante, cioè ci sono alcune, eh, alcuni problemi che in Italia sono portati all'ennesima potenza che in Germania o Francia dove mi capita di andare ste robe qua, eh, non, non ci sono. Non ci sono. Non vengono vissuti come una cosa drammatica di questo momento storico, eccetera. No? Allora, io credo che eh, un conto è eh, andare a leggere gli ingredienti di un prodotto, ti porto parto certo. da questo esempio: un conto è che tu trovi davanti, senza olio di palma, senza burro, senza. È cioè, no? il problema dei no, perché ogni progetto che presenti c'è sempre un no, no, un comitato dei no, un comitato dei che hanno tutto il diritto eh, di esprimere la loro certo. posizione, ma eh, penso che eh, delle volte bisogna anche riuscire a trovare dei compromessi se vogliamo che il nostro entroterra, la nostra progettualità venga, eh, venga portata avanti. E eh, quello che penso è che un amministratore viene scelto per decidere e un sindaco deve decidere. Poi dopo o decide bene o decide male, dopo cinque anni saranno i cittadini che diranno tu puoi ricontinuare a fare il sindaco per altri cinque anni oppure è meglio che stai a casa. Naturalmente nella decisione non è che devi essere un despota, certo. devi comunque confrontarti con delle persone, capire le problematiche che ci sono e eh, creare uno sviluppo mh, sul territorio. Allora, io vedo per l'entroterra. E, e, se, sembra eh, che sia pazzo a dirlo, no? e, ma io vedo un futuro per l'entroterra e abbiamo solo bisogno di alcune cose, abbiamo bisogno della banda ultralarga, abbiamo bisogno di una viabilità e abbiamo bisogno di un minimo di servizi, perché io credo che uno che vive eh, in città non capisce quali sono le problematiche oh. che ha, no? cioè prendiamo per esempio il trasporto. Io ho avuto due figli che andavano a scuola, i miei figli si alzavano alle 6 del mattino, mi costava 1400 euro all'anno l'abbonamento per tutti e due e poi tornavano a casa e alla sera loro avevano almeno due ore di viaggio in più rispetto a uno che abita in città. Poi ci sono tutta una serie di altre realtà che secondo me vanno tutelate. Anzi, io non so se posso fare pubblicità, ma se andate all'Amoli. Prima di prendere il passo c'è una bottega di alimentari sulla sinistra, piccolina, ma che fa una lonza di maiale sott'olio che è la fine del mondo. La fine... Andate su qualche Andate, volta sì. a comprarla perché queste sono quelle che io chiamo le botteghe di frontiera. Cioè io, mia moglie, ha un piccolo negozio nel nostro paese che mi hanno detto fa una microeconomia, dico sì per la McDonald's, ma per noi, <ride> per, per gli allevatori di isola del piano è una, macro, una macroeconomia. macroeconomia no? Allora, eh, io mh, questi negozi di frontiera, io a mia moglie gli dico, ma che tieni aperto? Tanto la gente va tutta allo shamba, mm -hmm. no? Va, no, 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 no? E chiudi, ci fai un garage, no? Guadagni, anche se guadagni di meno o non Però... guadagni, no? Però non stima. E lei mi ha risposto con una cosa, con una domanda. Sì, però tu mi devi dire dove, la Mafalda che ti ho detto prima, che ha 94-95 anni, la Iole, la Venusta, l'Alma, dove vanno a fare la spesa questi? Ora tu dici, ah ma un allora momento. tu fai un servizio sociale, sociale, no? Allora questi negozi debbono avere una fiscalità che è leggermente diversa da, da quella che è la, la fiscalità, il bar di del Piano, anche se fa 50 sì. caffè al giorno, cioè ma come evaderà? Sì. Cosa mai evaderà? Però, è un, centro di, è, però di un è un centro di ritrovo, un centro dove la gente parla, discute, cioè. ci si confronta. No? Se noi togliamo queste cose qua, se tu cominci a togliere, e la scuola ah, dice perché ci sono pochi bambini, la allora chiudiamo la scuola, chiudiamo la farmacia, chiudiamo l'alimentare, chiudiamo il bar, chiudiamo le poste, e allora uno che è giovane dice sì. ma no. Allora ieri stavo leggendo una frase del Dalai Lama che ho scritto per dei ragazzi sulla mia pagina, eh, come si chiamano, social network. Sì, social sì. eh. Ho scritto una frase per questi ragazzi che alcuni anni fa, no, circa oramai 8-9 anni fa, portavo ai campeggi ah. su, eh, insieme con loro e, e andavo nei posti dove non prendeva il telefonino, così almeno riuscivamo a parlare. Volontariamente. No? Volontariamente. Volontariamente. Ecco, ho scritto questa frase che era del Daila e che dice... Alle persone che ami devi dare ali per volare, radici per tornare e motivazioni per restare. Ecco, io credo che questa sia la frase che noi dobbiamo mettere nell'entroterra. Cioè noi dobbiamo dare ai giovani una possibilità di sviluppare la loro imprenditorialità all'entroterra. Perché uno, come ti dicevo, se io ho la fibra ottica, se ho la banda larga... E faccio il traduttore o faccio il design, lo posso fare a Borgo Pace e spendo 150-200 euro d'affitto in una casa piuttosto che farla a Milano e ne spendo 1200 o 1300. Ecco. E, e divento neurotica. No, e diventi nevrotica. Ecco, questa è, secondo me, la progettualità che Del noi futuro. dobbiamo portare avanti e devo dire che nell'entroterra, in questi giovani sindaci e poi specialmente nelle, eh, nelle sindache, non mi piace tanto il termine, ma eh, a cominciare dalla Romina, dalla Fernanda, dalla, dalla eh, Francesca, cioè in questi sindache del centroterra tu trovi non solo un attaccamento al loro territorio, ma anche una visione molto più acuta e più larga di quella che hanno forse alcuni sindaci. Bene, il tempo è tiranno, staremo qui a parlare ancora per diverso tempo ma siamo arrivati veramente molto lunghi in questa puntata però gli argomenti Daniele, erano, tanti, erano, erano tanti, tanti, soprattutto anche gli spunti che grazie alla presenza del Presidente della provincia eh, Giuseppe Paolini che ha Paolini, accettato l'invito perché oh, esatto. no, <ride> ci ha dato e quindi... se mi invitano gli isolani vado anche al Polo Nord <ride> Quindi, eh, cari telespettatori, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie a Daniele Mufflone della Casa del Ciclista, grazie a Giuseppe Paolini, presidente della provincia di Pesero Urbino, per essere stato qui insieme a noi e aver ciacolato. Ringrazio, no. ringrazio anch'io. Do solo un consiglio: avete visto delle, delle scene in cui, con le biciclette, se siete alla prima esperienza, andate piano. Partite in piano ecco. e poi pian piano aumentate le difficoltà. Un pezzo alla volta. <ride> Perché se no vi vengono a prendere con l'elicottero come un presidente. Quello è un ottimo consiglio, eh. È un ottimo consiglio. Un, un ottimo consiglio. Va bene. Allora, con i consigli del Presidente della provincia e le magie della casa del ciclista, vi lasciamo e vi rimandiamo alle prossime puntate. Arrivederci.